D'accordo, finito anche il deserto. Andiamo nelle montagne nevate. Abbiamo gli addestramenti artici. Abbiamo la baita glassata, lo ski lift, le sorgenti di acqua calda e l'iceberg. Non ho capito perché è glassata. Io sono il mostro. Credo che intendessero ghiacciata, può essere? O è un termine che non so io, nel senso, se una cosa è ricoperta di neve si intende che è glassata, ma mi sembra sbagliato a parer mio. Poi magari... Sembra la musica che potrebbe esserci in un film di Natale, Natale 2000, e a Cortina con Massimo Boldi e De Sica e tutti gli altri. D'accordo, allora, iniziamo andando prima a prendere questo. Bravo. Quella rapida mi sembra molto rapida. Non credo di poterci nuotare dentro, tra l'altro. Allora, vediamo il pupazzo di neve. Ok, non ha... aiming, e lo possiamo uccidere solamente schiacciandolo, quindi abbiamo fatto bene a venire con lui piuttosto che con Mike Wachowski. Ecco qua. Ok, abbiamo... Non capisco se è giallo o no. Comunque guarda quanti atomi che ci sono in sta zona. Abbiamo bambino giallo, bambino verde e un altro là sopra. Quindi, prima di procedere... Ah, ma ci lanciano i sassi sti pezzi di merda. Venite qua, bambini del cazzo. Ecco qua. Ah, era giallo, sì. Diciamo che c'ha le texture un attimo sminchiate, però penso sia giallo. Però dai, tre bambini messi qua facili facili, almeno ce li siamo già levati dalle scatole. Non mi ricordo se in questo... Non penso, però non mi ricordo se vediamo lo Yeti. Suggerimento: spostati su una sporgenza, su una ringhiera, appendendoti e spostandoti ondeggiando lateralmente. Ok. Ah, scusami, io come avrei dovuto capire che questa era una sporgenza? Come avrei dovuto fare? Boh, vabbè, chi se ne frega. Teniamo un basso profilo, se no dobbiamo cadere di sotto. Cerchio per lasciarlo, triangolo. La X, perfetto. Allora, calmi un attimo. Allora, le monete queste qua credo di non poterle prendere. Penso che dobbiamo avere il potenziamento, quello lì del volo, diciamo. Quindi per il momento siamo già a tre bambini. Ok, il camino di Mario 64 si è spento. Allora, calmi un attimo. Calmo. Ci arriviamo lì? Credo di sì, perché viene contato come sporgenza. Vabbè, in realtà ci arrivo anche senza la sporgenza. Ecco, fatto. Io andrei già dentro la casina, perché in teoria sono abbastanza sicuro che la casa sia da fare dopo. E... oppure facciamo questo qua arancione, però... vabbè, ci semplifichiamo la vita? Non lo so. Adesso vediamo, allora. Prima di tutto, tiriamo giù il pupazzo. Aia. Ecco qua, dicevo. Tiriamo giù il pupazzo. Speravo... Ah, vedi che lo sapevo? Speravo più che altro di non prendere danno. Ecco fatto. 26 vite. Ma questo c'ha una scopa in mano? Ok, allora. Ma... Aspetta. Come posso usarlo? Il legno. Questa porta si apre solo dall'interno. Prova ad accatastare della legna sul lato della casa e trovare un'altra... Ah, mi serve per salire di sopra. Ah. Credo che accatastare dobbiamo farlo qua. Vediamo. Ok, no. Cioè sì, ma no, dovevi lanciarlo. Ok, dobbiamo portare tutta la legna qua sopra per alzare il piano. Ecco qua. Mi basta? Sì, mi basta. Ecco fatto. Allora, l'ultimo bambino che è qua lo lasciamo qui. Salta il camion per entrare nella baita. Entriamo nella baita, allora.
Lo sapevo, guarda, appena l'ho vista ho saputo sin dall'inizio che sarebbe esplosa. Ok, allora aspetta. Calmi un attimo. Ok, non posso aggrapparmi. Ecco fatto. Ah! Ok, posso disorientarla e niente più. Peccato. Ed ecco qua, bambino rosso. Così già la prossima volta ne abbiamo uno fuori che è più facile da prendere. Blalla. Ecco fatto. Bene. Sì, davanti al camino poi. Ed eccoci di nuovo all'entrata. Torniamo dentro e andiamo allo ski lift. Eccoci qua, di nuovo Cortina 2000. Dunque, vediamo, esatto, se c'è già qualcosa da queste parti. C'è un pinguino molto triste e... Ah, devi colpirlo e poi evitarlo. Dai, quanto è difficile ucciderlo sto pinguino. Comunque a questo punto lo evito del tutto. Ma dai, che figo, sta facendo il castello di sabbia. Di sabbia, sì, di neve. Allora, non ho capito. Vabbè, io intanto salgo qui. No, non ho capito. Mi ha fatto salire o... Vabbè, chi se ne frega. Io intanto mi faccio il giro completo, poi vediamo. Facciamocelo piano piano, lento lento, buono buono. Ecco qua. Mi fai scendere? Vabbè, io... Ecco qua. Ma dici che con un salto ci arrivo da quella parte? Perché lì c'è un bambino blu, lì c'è una vita. No. Come saliamo dall'altra parte? Ci arriviamo con un salto, sai che non ne sono certo? Allora, calmi un attimo. Facciamo così, prendiamoci la vita intanto. Non ne abbiamo nessun bisogno. Però già che siamo qua, come al solito. Ah, c'è la salita lì. Ok, aspetta. Ecco fatto. E ora, pupazzo time. Andiamoli ad uccidere tutti. Ecco qua. Vabbè, gli altri sono lontani, chi se ne frega. E no, non si sale da qua. Oh, aspetta. Neanche aggrappandomi. Non posso aggrapparmi, quindi... Ah, ok. Forse ho capito. Dovevamo... In realtà non ne sono neanche fin troppo certo, eh. Perché non mi sembra che ci arrivi. Boh, è da provare. Comunque, ecco qui un altro barattolo e via. Anzi, aspetta, perché qua c'era esatto una moneta. Dai, grazie. E proseguiamo. Dove sono? Ah, siamo tornati qui. Allora, aspetta. Allora, ripeto, a me non mi sembra che possiamo arrivarci con un salto, ma magari mi sbaglio, eh. Invece ci arriviamo e come? Ok, d'accordo. A sto punto aspettiamo un altro ski lift. Ecco, no, non ci siamo arrivati perché c'era il filo davanti. Guarda che bello! Fai la panoramica del viaggio, è un vlog questo. Dunque, aspetta un attimo. Ecco qua. Vabbè, in realtà mi sa che questo era l'ultimo posto dove venire, visto che qui abbiamo la molecola. O l'atomo più che altro. Allora, aspetta. Ecco qua, per pura... Perché sei caduto? Vlog sulla neve. Quindi abbiamo il pupazzo arancione lì, due blu qua sopra. Ok, ce la possiamo fare. A meno che, scusa un attimo. Ok, qua. Quindi anche uscendo... Dai, vabbè, lo evito, faccio prima. Dicevo, uscendo troviamo un'altra zona. Oltrepassa i cancelli per scivolare lungo le piste. Sento un pulcino avvicinarsi. Ecco appunto. E questo muro di ghiaccio posso romperlo?
Posso romperlo, posso romperlo. Bastardo? Ecco qua. Mentre in sottofondo c'è il pinguino. Ok. Dunque, prendiamoci l'altro barattolo. Qua non c'è nulla. Ok, quindi un pupazzo l'abbiamo fatto. Mi scoccia dover rifarmi il giro dopo, però. Ecco qua. E siamo a due. Eccoci qui. Ci arrivo con un salto? No. Aspettiamone un altro. No, no, maledetto. Sai, forse con Mike Wazowski questa parte la facevamo più facile, perché col giochino di gambe magari riuscivamo a rimanere in aria il giusto tempo in più per prendere lo ski lift. Ecco qua. A quanto siamo? 3. Perfetto, quindi se adesso noi torniamo di là. Ah, c'è quello arancione. Allora, facciamo una cosa intelligente. Andiamo di qua, vediamo se ci sono barattoli. Dove vai, dove vai? Qua non è dove siamo entrati. Ah sì, è quello, ok. Quindi c'è quello giallo, perfetto. Se troviamo un altro barattolo, andiamo già a fare quello arancione. Ecco qua. Ok. Quindi abbiamo i pescioloni giganti. Ecco qua. Vediamo. Ah, aspetta, giusto. Prima avevamo. Lo sapevo, lo sapevo. Però, cavolo, a saperlo prima che erano collegati così. Vieni. Ah, giusto. Hai ragione, smetti di ridere, coglione. Ti spacco la faccia tra 2 minuti. Ecco qua. Allora, dove finiamo se entriamo? Da nessuna parte, perfetto. Eccoci qua. Allora, dobbiamo trovare un punto in cui riusciamo a spaventarlo senza avere i pesci di mezzo. Ecco qua, fatto. Bene. Sì. Entriamo e andiamo all'iceberg. Va che bello col castello, gli igloo, la luna piena. Allora, già arriviamo e troviamo subito la prima moneta. Andiamo a... ecco qua. Ah! Ah, aspetta, io non ho ancora ben capito in realtà come si deve uccidere la sveglia. Ma sai cosa? Dai primi livelli i nemici erano molto più semplici, adesso si sono complicati tantissimo. Allora, bambino con la maglietta gialla. Io intanto, ecco qua. Ah, giusto, la pedana. Adesso noi la pedana possiamo usarla. Non è più un problema. Allora, calmi un attimo. Prima, ovviamente, di fare tutto, come al solito, andiamo a distruggere i giocattoli e a prendere. Ok, qua abbiamo bisogno dell'ultimo potenziamento. Dicevo, andare a prendere tutti i barattoli. Ok, è esplosa. Per qualche motivo voleva esplodere guardandomi negli occhi. Voleva farmi capire che stava per morire. Finché non l'ho guardata non è esplosa. Allora, aspetta che lì abbiamo lasciato il pupazzo di neve che prima che... Ui, calmo! Dicevo, prima che utilizziamo la pedana e ci spara addosso, volevo dire. Ecco qua. Prendiamo ultimi barattoli e bimbo verde, anche se non lo vediamo, lo facciamo fuori. Ecco qua. Allora, lì abbiamo bisogno appunto del nucleo dell'atomo solito. Bambino giallo.
Ecco qua. Per qualche motivo non si vede la linea questo giro. Non è apparsa. Ah, perché era tutta nera. Ecco perché non era apparsa. Non ci avevo mai fatto caso che la linea era nera. Sono scemo io. Oi, aspetta. Aspetta, salli. Niente, non speravo di fare il doppio salto lì. D'accordo, allora, prima di entrare, come dicevamo. Ah, questa è solo una discesa. Perfetto. Come dicevamo, prima di entrare andiamo a prendere tutti i barattoli. Fa vedere. Fai attenzione al pesce affamato che salta fuori dall'acqua. Grazie. Allora, aspettiamo un attimo il pesce affamato. Ah, di qua non c'è, perfetto. Voglio, ok, capire almeno dove si trova. Ok, tu sei arancione. Dammi un attimo che arrivo. Ecco qua. Perfetto, sai che forse riesco a fare questo pezzo di livello senza dover entrare neanche nell'igloo. Allora, calmi un attimo. Ecco qua, sono scivolato. Perfetto, altro bimbo arancione. Ecco qua. Ancora uno. Lala. Dai, levati. Ecco fatto. Dunque, non so perché ho saltato mentre usciva fuori il pesce. Pazzo. Allora, lì bimbo arancione. Qui abbiamo quindi tre bambini. Con quello facciamo 5. Forse non c'è neanche bisogno di entrare dentro l'igloo. Lala. Ecco fatto. Sti occhiali sono sempre stupidissimi. Dite che ci arrivo con un salto. Se usiamo il trucco del doppio salto in aria, sì. Ok. Dopo di te non c'è più nulla da fare. Sì. Prendiamo gli ultimi barattoli e arriviamo al rosso. Ecco fatto. Ultimo livello, le sorgenti di acqua calda. Eccoci qua. Ma sì, posso entrarci. Ok, stavo giusto per chiedere se ci potevo entrare lì. Bimbo arancione. Allora, stavo pensando che in realtà, se ci vai a pensare, alla fine questo gioco non è poi così lungo. Cioè, alla fine devi farti 12 livelli, per carità, da 5 minuti l'uno, 10 se ci metti tanto, per esempio quelli del deserto ci abbiamo messo un po' di più. Ma alla fine, oltre al backtracking, che lo devi rifare praticamente una volta sola quando hai sbloccato il potenziamento giusto, è un gioco comunque relativamente corto. Per carità, bellissimo, fatto bene. Però a rivederlo adesso, sì, sugli standard di un gioco... pezzo di merda. E niente, muori. A rivederlo oggi è comunque un gioco comunque bello, fatto bene. Ah, vedi che avevo ragione, mi mancava il contorno questo qua grigio prima, nel livello di prima, per qualche motivo. E ok, e il primo è andato. Ora, fammi indovinare. Lo immagino, guarda, lo sapevo. Non so perché, ma appena ho visto questa zona già avevo capito. Ho visto più che altro la cassetta della posta e ho detto, vedi. Ah, ok, bimbo giallo, ti faccio aspettare ancora un attimo. Aspetta. Ah, ecco, vedi. Non devi più aspettare, arrivo subito. Sali, sali. Ecco qua. Blalla. Cerchio. Ecco qua. E siamo a 2 bambini, perfetto. Allora, qui
Ecco fatto. Non mi sembra ci sia. Giusto per sicurezza, controlliamo. Ah, lì ci sono gli atomi. Guarda quanto va in alto. Va bene, proseguiamo intanto. E cerchiamo di arrivare già in rosso. Non sul conto, per favore, però. Sul conto cerchiamo sempre di restare in positivo, eh. Come nella vita, ragazzi, cerchiamo sempre di rimanere positivi. Laddove si può, ovviamente. Ognuno deve trovare il proprio modo di essere felici. Allora, aspetta. Sali su, sali. Prendila. Ah, niente. Volevo prendere il pacchetto di patatine. C'è qualcosa qui? Sì, l'atomo, perfetto. Altro pacchetto di patatine. E andiamo a disturbare il bambino. Ecco fatto. Ok, non posso distruggergli la statuetta, peccato. Ok, arancione fatto. Di qua. Allora, di sopra c'era ancora qualcosa, sì. Qualcosa del tipo: stai attento a non cadere nel baratro, ti farai male. Era... ok, sì, una roba seria, nel senso... pensavo fosse tipo un consiglio segreto della serie "occhio al baratro, non ci cadere", che poi in realtà era un punto dove proseguire per davvero. Credo che abbiamo fatto il giro. Credo che abbiamo fatto tutto il giro. Ecco, fatto. Questa torcina in mano. Ok, grazie. Grazie. Ed eccoci qua, bravo Sally. Ok, vediamo. Qua c'è qualcosa, sì, il bambino vestito di rosso. Vediamo se ci arriviamo, che così ce lo togliamo già dalle scatole. Anche se lì c'è modo di risalire? Se ti butti di sotto non c'è modo di risalire. Ok, allora aspetta. Facciamo le cose un attimo con ordine, pazzo. Ecco qua. Ok, non c'era neanche bisogno del trampolino in realtà. Ok, ok, allora vediamo di qua prima di tornare di sotto se troviamo qualche altro barattolo. Giusto per arrivare al rosso pieno, anche se ho un attimo i miei dubbi. No, beh, pensavo peggio, dai. Eccoci qua, qua. E dove abbiamo iniziato, se non sbaglio? Lì c'è l'altra grotta, ok. Forse questo è uno shortcut? A cosa potrebbe servire? Basta schiacciarlo e lo scopri. Credo che abbiamo fatto uno shortcut. Allora, calmi un attimo, perché... ecco qua. Vabbè, la vita, chi se ne frega, lasciamola un attimo indietro. Neanche per sbagliare il salto e cadere. Vai. C'era bisogno di sta pedana per andare veloci qua? In teoria no, però. Allora, aspetta un attimo. Perché qua cadere di sotto mi sa che non è un'opzione, nel senso, non devi cadere, ti lanci poi con quello e basta. Però io il barattolo rosso voglio prenderlo. Vabbè, siamo caduti. Fa vedere? Questo era quello che abbiamo sbloccato? Non lo so. Però in ogni caso, barattolo rosso, ok. Non ho ben presente dove siamo adesso, però facciamo una cosa. Torniamo indietro. Ah, qua è dove abbiamo trovato il pinguino all'inizio del livello, perfetto. No, in realtà non è vero. Questo è l'inizio del livello. Ok, facciamo una cosa. Siamo al rosso completo. Qua è da dove siamo arrivati adesso. Rifacciamoci il percorso, andiamo a prendere l'altro rosso. Così ci togliamo già quello difficile per la prossima volta.
Allora, qui c'era la moneta che non abbiamo modo di risalire se adesso la prendiamo, quindi tanto vale a sto punto. Più che altro non so dove sono. Ecco fatto. Così ci togliamo già questo qua più difficile dalle scatole. Bene, sì. E tra l'altro questo qua arancione adesso lo facciamo subito perché è proprio davanti all'entrata. Eccoci di nuovo qua. E tu fermati lì. Stavo facendo il pupazzo di neve. Spero che non l'abbia completato, che non mi tiri una palla addosso proprio ora. Ecco qua. No, per fortuna è ancora incompleto e soprattutto in T-pose. Siamo quindi a 6 su 8. Credo che prima dobbiamo prendere le ultime medaglie e poi possiamo trovare anche gli ultimi due bambini. Ed ecco qua l'ultimo potenziamento. Ora potete utilizzare la super impennata. Bam. Inseguimento nell'Artico. E questo è l'ultimo inseguimento che faremo. E soprattutto è il più particolare. Dobbiamo raccogliere 125. Perché il bastardo parte prima. Ecco perché è particolare. E intanto comunque sei lento. Credo che forse con Sally sia più facile farle le piste, sai? Perché essendo più grande riesce più facilmente a prendere le monete, anche andando un po' più a destra e un po' più a sinistra. Mentre Mike ovviamente ha un hitbox un pelo più piccola. Allora lì c'è il coso per andare più veloci, ma noi non lo prendiamo perché dobbiamo raccogliere tutte le monete. Lui invece è un bastardo. Lui è un piccolo bastardo viola. Aia, ok, aspetta. Dobbiamo andare di velocità. Ok, in teoria dovrebbero esserci abbastanza monete. Dovremmo averne raccolte più che in abbondanza. Perfetto. Vittoria assicurata. Io sono il mostro. Sei piuttosto di quanto pensassi. Lo so. Siamo qui per complimentarci con James P. Sullivan e Michael Basowski per aver completato il primo livello dell'orientamento mostri. Già. Sono onorato di consegnare a entrambi queste medaglie di bronzo che sanciscono il vostro successo. Congratulazioni a tutti e due. Ovviamente il gioco non è finito. Dobbiamo andare quindi prima lì e poi qui a recuperare tutti quanti gli ori e tutti quanti gli argenti.